Grazie. Marco! Grazie. Vieni, vieni. Ma adesso la parola va alla giuria, Madame Claudia Mori. A me piacerebbe tanto se mi chiamassi Claudia da questo momento in poi. Claudia? Ti prego, dai. Sì. Sì. Diciamo bene, Claudia. Ok, beh. Claudia. Miau. Miau. Senti. L'arrangiamento, voglio partire dall'arrangiamento, certo, mi è piaciuto Claudia. Molto, perché mi è piaciuto molto, hai capito? Claudia, mi è piaciuto fare così. Lasciamola parlare, eh? No, no, non ho detto niente. No. Ma cosa hai detto? Mi interessa moltissimo. Claudia. Questo è il primo giudizio e già è un casino. È già fuori, sì, vero. Hai ragione. Scusaci, no. Claudia, prego, no, Claudia. Non ti preoccupare. No, questo arrangiamento così molto elegante mi è piaciuto molto. Grazie, grazie. Tu sei sempre dentro a queste tue esibizioni che sono sempre tutte molto diverse da loro, questa tua performance così intensa perché tu sei anche un interprete molto, molto bravo, per cui niente di nuovo, sei bravo. Grazie. Mara? Bravissimo Marco, mi è piaciuta anche Morgan che è un chiacchierone, però devo dire che a Buone e Carcano hanno fatto di questa canzone, ha perso quel tanto di malinconia che aveva ma ha acquistato grande energia e attualità, mi sei tu come ben sai e devo dire complimenti, mi è piaciuto molto. Maestro Morgan. Grazie Mara, grazie Claudia, è sempre un piacere che i miei amatissimi cantanti vengano apprezzati anche da voi. Dato che c'è il lavoro comunque di collaborazione nostro, anche ringrazio il maestro Fabri che ha avuto l'indicazione di fare un arrangiamento, diciamo, un po' partendo dal valzer di strada, ai valzer di Strauss, perché però poi dopo l'ha trasformato in una cosa di Nino Rota, da cui poi ci è venuta in mente Fellini, quindi Nino Rota era il musicista delle colonne sonore di Fellini, c'è stato tutto, diciamo, una specie di ispirazione a vicenda, no? Che questo brano in effetti ci ha fornito, poiché è proprio ricco di generi musicali, è un passaggio continuo, no? Alla difficoltà che hai avuto tu e che voglio dire alla gente per capire quanto tu sia stato bravo nel farla, è stato che io ho fatto una versione da 1:40 di un brano, 5 minuti, che ha dentro una successione di calypso, valzer, blues, polka, cioè c'è dentro tutta questa roba e ho dovuto tagliare degli accordi e dei ritmi, di conseguenza, cioè è molto innaturale il taglio ed è difficilissimo farlo perché la canzone inoltre è famosa e allora uno sa bene la melodia com'è nella versione normale e lui è tutto tagliato. Ma lui ce l'ha fatta. Per cui lui ha dato la naturalezza e la scorrevolezza, esatto, al brano, quindi la tua bravura è stata questa, di dargli una scorrevolezza a una cosa completamente tagliata e compressa in 1:40. Bravo. Grazie.